migliore ginnasta di sempre alle Olimpiadi, sesto posto a Tokyo 2020, ha preso anche il passo per Parigi, conquistato un posto per l'Italia. Se è riuscita a prenderlo o se è stata una perdita, tentavo di guardarla qua senza schermo, ma davvero ha condotto una bellissima esecuzione, almeno fino al momento finale. Dovrei riguardare un replay per capire se alla fine c'è stata una ripresa o no. Tu, Ilaria, sei dubbiosa? Credo sia accaduto e che poi... Però anche dalla prospettiva in cui siamo noi, purtroppo non era chiarissimo. Esatto, vediamo, va bene. Adesso intanto commentiamo questi momenti del suo esercizio, queste difficoltà d'attrezzo dove lei disegna fuori dal campo visivo durante una rotazione. Questi sono dei rischi. Rischi presente nell'esercizio di Milena Baldassarri. Bellissimo questo pivot sull'avampiede, eseguito davvero correttamente. Ecco un altro rischio dove lancia lei dando un calcio effettivamente alla bacchetta durante una rovesciata, poi esegue delle rotazioni e riprende. E questo è l'elemento finale, guardate che corsa, era molto lungo. Sembra, sì, questione appoggiato, di millesimi, sì. Esatto, dovremmo rivedere veramente il rallenti, forse le giudici con una visuale proprio da davanti riescono a captare meglio il momento. E manca solo un esercizio, solo il nastro di Tara Dragas adesso. Esatto. Ma noi aspettiamo il punteggio.